tutti. E, che dire, io sono molto sorpresa, lo dicevo prima Carlotta, per la presenza veramente massiccia che vedo qui. Non mi sarei mai aspettata che una serata dedicata alla storia suscitasse interesse così tanta, così, credo anche questa presenza sia di partecipazione, di interesse verso temi che spesso non suscitano più purtroppo, e quindi rinnovo questo ringraziamento per avermi coinvolto in questa avventura. Un'avventura che mi sembra abbia tutte le caratteristiche per avere davanti prospettive interessanti, per dare l'opportunità a tutti di conoscere meglio il proprio territorio nella chiave che diceva prima l'assessore, cioè conoscere il passato, non vorrei essere banale, ma comunque offre poi delle chiavi di lettura per il presente e soprattutto per guardare avanti. Io ho portato alcune foto, sono in ordine sparso, sono così, le farò scorrere. Foto che riproducono materiali dell'Archivio di Stato di Brescia, Archivio di Stato dove è nata e Carlotta sicuramente è custodito un tesoro per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale. Sono le lettere dei soldati che durante la Prima Guerra Mondiale inviavano a casa. Poco dopo la fine del conflitto ci fu una grande operazione di raccolta di questi materiali, le famiglie donarono all'Archivio di Stato, e Brescia fu tra le province italiane, quella tra le province italiane una delle più generose da questo punto di vista, e quindi in questo momento all'Archivio di Stato di Brescia si trovano decine e decine di lettere di tutti questi soldati bresciani che dal fronte scrivevano alle proprie famiglie. Ecco, quindi questi sono materiali che sono non tanto lettere, ma comunque sono materiali che l'Archivio di Stato di Brescia mette a disposizione e che sono appunto utilizzabili da tutti attraverso una semplice domanda. Dico questo perché a volte abbiamo la possibilità di conoscere meglio il nostro passato, la nostra storia, senza essere storici professionisti, perché gli strumenti ci sono, i luoghi dove questi materiali, gli archivi dove questi materiali sono custoditi esistono e sono disponibili. Ciò premesso, volevo fare una brevissima... ho fatto i complimenti agli organizzatori di questa serata davvero partecipata, ma c'è un altro motivo per cui vorrei complimentarmi con Carlotta e con quanti appunto hanno reso possibile questa serata. È la ricerca della microstoria, cioè il racconto delle vicende, delle persone, anche minime, delle vicende quotidiane, dei rapporti, delle passioni delle persone che ci hanno preceduto, è un elemento fondamentale. Non c'è la storia con la S maiuscola se non passa attraverso questo racconto. Ecco, il racconto. E poi che fare della storia, della ricerca storica, se non è finalizzata al racconto? Io penso, ma non è così scontato, soprattutto nel mondo accademico, nel mondo degli storici. Io penso che se la storia non è comunicata, non serve a nulla. E se non riusciamo a mettere a disposizione quello che abbiamo trovato, elaborato, studiato, quello che ha fatto Renata, per esempio, quello che ha fatto che fanno i componenti del gruppo, e se poi questo non viene restituito alla comunità, agli studenti, non ha nessun significato. Ma questo concetto è acquisito per esempio nella storiografia anglosassone, dove lo storico è storico perché ricerca ma anche perché sa comunicare, purtroppo in Italia, nel nostro paese, non sempre questo è così dato per scontato, anzi spesso, e lo dico con un po' di rancore, se uno scrive difficile, se uno così presenta le sue ricerche in maniera criptica, oscura, allora, come dire, quasi ammantato di una esclusività, di una saggezza che
appunto sfugge alle altre persone e invece è riservata a pochi. E io penso che la storia non sia questo, penso che la ricerca storica sia più, abbia più valore anche civile, anche di impegno civile, se è fatta come viene fatta qui, viene fatta passando attraverso l'esperienza delle persone, attraverso le testimonianze, attraverso gli oggetti, che fotografie che vengono messe a disposizione. E il grande storico che poi non sa trasmettere quello che ha studiato, quello che ha elaborato, secondo me non è neanche uno storico, è semplicemente che dire, un collezionista di libri, di concetti, di date, ma non, se non ha questo valore aggiunto della comunicazione, non è, questa non è storia. Questo io penso, credo che forse anche Renata sia d'accordo con me, che non significa storia, come dire, usata per un fine o per un altro, ma significa appunto rapporto con gli altri, rapporto con gli altri che sono studenti, ma sono anche le persone che appartengono alla nostra comunità. Vengo alla prima guerra mondiale. Brescia è stata, come dire, al centro della prima guerra mondiale. Voi sapete che la prima guerra mondiale declina territorialmente su una porzione minima, relativamente piccola, del nostro paese, non come la seconda guerra mondiale, dove diciamo il conflitto era diffuso sul territorio. Qui stiamo parlando di un'area nord, quindi Lombardia, Veneto e Friuli. Adesso forse ho anche delle cartine, ma ne vedremo se arrivano. E dicevo, quindi Brescia è al centro, è una di queste province, diciamo, direttamente coinvolte nel conflitto. In totale, in totale sono 12 le province italiane che sono dichiarate zone di guerra, 12 province italiane. E queste sono Brescia, Sondrio, Bergamo, Mantova e ovviamente le 8 province venete, a cui poi vanno giunti i comuni che si affacciano sull'Adriatico. Questo non è un dettaglio affatto irrilevante, perché significa che Brescia in quegli anni è una provincia militarizzata a tutti gli effetti, qui si svolgono delle operazioni di guerra vere e proprie. Il territorio è suddiviso sostanzialmente in due parti: zona di operazioni vera e propria più a nord e zona di retrovia. Per farvi un esempio, il comune di Bovano aveva il suo territorio diviso in metà, da una parte diciamo verso nord era zona di operazioni, quindi vigevano alcune regole più ferme negli spostamenti e nel transito diciamo delle persone, nella vita quotidiana. La zona di retrovia aveva qualche elemento di elasticità in più, ma l'intera comunità bresciana è coinvolta direttamente. Qui la guerra si combatte a nord, ma anche chi vive in città, per esempio, sente, vede e purtroppo soffre i bombardamenti. E i bombardamenti non sono soltanto della seconda guerra mondiale, certo, la seconda guerra mondiale la città, la provincia furono colpite in maniera massiccia. Ovviamente durante la prima guerra mondiale i bombardamenti furono di entità decisamente inferiore, anche la qualità delle armi era diversa, però bombardamenti in città, tempini, bombardamenti a ponte di legno, quindi anche Brescia conosce l'impatto delle bombe. E questo San Zeno non è zona di guerra, però poi Renata ci spiegherà nel dettaglio, e l'intera diciamo vita civile bresciana subisce una torsione in questi anni, perché tutto si declina nel segno della guerra. Si declinano i giornali, l'informazione. Prima c'era stato tutto questo, come dire, questa grande tensione tra interventisti, neutralisti. Anche a Brescia questa partita si gioca, gli interventisti che
urlano molto di più, mentre diciamo, chi la guerra non la voleva era sicuramente la maggioranza degli italiani, ma chi la voleva era, usava toni così roboanti, così importanti, che questa, alla fine questo esito viene accolto sostanzialmente da tutti, anche con una certa rassegnazione, ma anche dai cattolici. E anche a Brescia ci sono giornali interventisti, giornali un po' meno interventisti, quindi anche lì la partita prima del 23 maggio del 15 si gioca sulla stampa. Poi la stampa cambierà dalla dichiarazione di guerra, come in tutto, come nel resto del paese, la stampa bresciana si piegherà alle ragioni della propaganda, quindi i giornali scriveranno quello che l'ufficio, la prefettura in questo caso, emanava, con delle veline vere e proprie che arrivavano alle redazioni. I giornali, la Sentinella, la Provincia, scrivono esattamente quello che devono scrivere, le operazioni, come andavano. Ovviamente tutto è giocato sulla, come dire, sull'ottimismo, va sempre bene, no? Andava sempre bene. E non era esattamente così, non era esattamente così, a tal punto che nonostante i proclami altisonanti della stampa, e questa è una piccola carota, mi consentirà questa breve divagazione su un tema che mi sta particolarmente a cuore, che è quello della protezione delle opere d'arte, tema di attualità anche in questo periodo, no? Abbiamo visto questi pacci, tipo così, dell'ISIS che si avventano su Palmira, sui grandi tesori dell'umanità. Ecco, le opere d'arte sono sempre state al centro nei conflitti di un interesse particolare, perché rappresentano le comunità, rappresentano la storia di una comunità, e quindi distruggere o valorizzare hanno un significato che va oltre il loro valore specifico, diciamo, penale. Le opere d'arte, dicevo prima, c'è dal punto paura che la sconfitta sia imminente, soprattutto a partire dal 16 e poi dal 17, con Caporetto, con la disfatta del Caporetto nell'ottobre del 1917, che tutte le opere d'arte bresciane vengono impacchettate, caricate su treni e portate nel centro Italia, soprattutto a Roma, ma anche a Lucca, eccetera. Queste opere d'arte, e sto parlando della Vittoria Lacco, sto parlando della Croce di Desiderio, cioè le opere d'arte più conosciute, più importanti per quanto riguarda Brescia, ebbene sì, aveva così tanta fiducia nella Vittoria che la Vittoria viene allontanata dal fronte e portata a Roma. Questo dà la misura della drammaticità anche della situazione. Nel 1917 Brescia teme, gli amministratori del comune di Brescia lo scrivono chiaramente, teme la disfatta, teme attraverso le giudicarie che gli eserciti nemici arrivino fino alla città. Quindi questo è lo stato dell'arte. Nel 1917 Brescia teme di essere ormai, come dire, in balia, ripeto, soprattutto dopo Caporetto, quindi dopo il dilagare nella pianura veneta delle armate austro-tedesche, teme ormai che la sconfitta sia imminente. Poi, e per questo, dicevo, evacua tutte le opere che vengono portate via, poi verranno restituite. Cioè. Chiudo per lasciare la parola a Renata, sperando di aver dato un piccolissimo contributo. Poi le sorti della guerra torneranno ad essere più favorevoli a noi, e quindi poi a partire dall'estate del 18, insomma, verrà anche bloccata questa operazione, perché forse come dire, le cose anche sul fronte tornano ad essere più positive per noi. Chiudo con una brevissimo richiamo. La questione dei prigionieri di guerra. Voi sapete che la prima guerra mondiale si calcolano in circa 600.000 morti, ma le stime sono molto complicate, non del tutto ancora, non ci sono ancora certezze. Ma di questi 100.000 sono prigionieri che muoiono nei lager tedeschi e austriaci.
ma non muoiono per, come dire, per la brutalità del nemico, no, muoiono di fame, muoiono perché le autorità italiane impediscono, e con autorità italiane parlo soprattutto del comandante supremo, il generale Cadorna, impediscono alle famiglie italiane di inviare attraverso la Croce Rossa dei pacchi viveri a questi 100.000 prigionieri che erano stati fatti prigionieri sui vari fronti italiani. Questo perché? Perché il generale Cadorna dall'inizio aveva detto che chi si sarebbe arreso sarebbe stato considerato un vigliacco e quindi non degno di sopravvivere. E allora questa estrema punizione, che viene purtroppo concretizzata, costa la vita ad altri 100.000 italiani. Questo è un aspetto che è stato poco studiato, è stato portato alla luce negli anni 90 da una studiosa, Giovanni Procacci, che ha scritto, ha fatto delle ricerche molto approfondite, ha scritto degli importanti lavori. 100.000 morti italiani nei lager italiani perché il generale Cadorna impedì, che poi venne destituito dopo Caporetto per la disfatta di Caporetto eccetera, impedì che le famiglie italiane aiutassero questi soldati. Ecco, io credo che, ecco, vedete, questo era uno degli diciamo, ci sono molte cartoline di propaganda in quegli anni che appunto vogliono indicare nel soldato che si arrende, il soldato vigliacco, il soldato che non combatte fino alla fine. Quindi c'è tutta questa campagna, no? Ma purtroppo questi poveri giovani nostri vengono in molti casi fatti prigionieri e quindi vengono giudicati dallo Stato italiano dei traditori e quindi lasciati morire. Questo è un aspetto di questa guerra tremenda che è stato poco studiato, ma che secondo me merita di essere così, sottolineato e riportato alla luce. Non so se c'è anche qualcuno di San Zeno tra questi. Però questa è la verità, è così andata e purtroppo si è scoperto, è venuto alla luce solo molto di recente, ma merita, come dire, di essere riportato.